Ciao a tutti, benvenuti a Voce Nostri Rivali. Ho il piacere di ritrovare Lorenzo Passovis per tutti, ma per noi oggi Lorenzo, perché così dico meno S possibili, vabbè che anche la Z in Romagna non scherza. Ospite per il video di Atalanta Frosinone. Ciao Lorenzo, Eccoci ciao. qua. Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse, faccio video sul calcio. In arte mi chiamo Passovis e studio economia. Ah, e faccio anche video allo stadio, quindi se volete vederli, Passovis. È Bravissimo che si è presentato tipo ancora prima Frosinone. che io glielo chiedessi, quindi va benissimo così. Ok. Lorenzo, lascerò in descrizione ovviamente il link per seguirti. Grazie mille. All'andata ce l'avete suonata, speriamo che stavolta non ti invito più. No, sto scherzando. Cosa mi dici di questo inizio stagione strabiliante, mi sento di dire, senza offesa, del Frosinone? Cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Alla faccia di tutti, soprattutto i bookmakers che ci danno le spacciate Anche gli già alla prima youtuber. giornata. Tutti praticamente invece siamo stati bravi, abbiamo diciamo sorpreso un po' tutti quanti. Abbiamo un bellissimo gioco, anche se andando avanti con il campionato siamo un po' scesi, ma secondo me è una cosa normalissima, siccome la nostra squadra è molto giovane. Quindi ne stiamo pagando le conseguenze quando la partita diventa, diciamo, più con la testa, quando si deve ragionare, serve l'esperienza, ci manca quello. Perché noi giocatori di esperienza ne abbiamo, diciamo, due, Mazzitelli e Romagnoli, però Romagnoli per me non è neanche da Serie A come giocatore, quindi non ce ne abbiamo giocatori di esperienza, quindi. È un bel Frosinone, un bel Frosinone, gioca bene e soprattutto secondo me ha fatto davvero dei buoni innesti, ok? Prestiti, quello che vuoi, però il DS ha lavorato veramente bene e i nomi che girano adesso almeno, poi ce ne giravano anche perché un altro ve l'hanno fregato, che è quello che aveva preso la Roma, Jürgen, Julsen, quelli mamma mia. sarebbero colpi veramente e soprattutto. Si vociferava la voce che potesse andare via Sulè già a gennaio, che la Juve lo rivoleva, invece Frosinone si è puntato e sembra che rimanga, e quindi questa è un'ottima cosa, perché Sulè, non dico che sta facendo tutto lui, ma... Secondo me è la cosa giusta, cioè la cosa migliore sia per i giocatori, sia per la Juventus, sia per il Frosinone, perché comunque hanno visto che con il Frosinone non c'è tutta questa cosa che se sbagli non dirigiano, e quindi è un'ottima cosa per crescere, per evolversi come giocatore, per fare esperienza, quindi ecco perché ci danno fiducia, anche per gli Ulsen che doveva venire, poi Mourinho se l'è riuscito a prendere. E vabbè, comunque è la vita, dai, il calcio è anche questo. Arriverà qualcun altro, dai, arriverà qualcun altro. Cosa mi dici? Dai, dimmi qualcosa di questo girone di andata, di magari la partita che ti sei divertito di più, se ti va di dirlo, quella che ti sei divertito di meno può essere già quella di ieri sera con la Juve. Noi stiamo registrando di venerdì, preciso sempre, perché dopo dicono che cazzo dice Sì. quello. Lo vedrete giornata di sabato questo video. Dai, dimmi un po' Beh, cosa. la più bella è stata contro il Napoli in Coppa Italia, perché c'è cioè, una cosa storica, anche perché Frosinone ai quarti non c'era mai andato. E poi vincere contro i campioni d'Italia, 4-0, cioè, quella Mamma mia. notte è stata un qualcosa di spettacolare. Poi vabbè, è finita male con la Juventus, sempre in Coppa Italia, sempre 4-0. Ma comunque ci sta a Ci uscire sta. con la Juventus, quest'anno è una squadra pazzesca. E dobbiamo essere contenti perché arrivare ai quarti di finale di Coppa Italia è veramente pazzesco. Noi neanche agli ottavi eravamo mai arrivati, quindi tanta roba. Sono d'accordo e Quindi anch'io sono abbastanza caldo dalla sfida di mercoledì col Milan. col Milan, E caro Lorenzo, io ti chiamo Lorenzo, lo sai. sì, va benissimo. Il buon Di Francesco mi sta zittendo alla grandissima. Lasciamo stare, come hai detto tu, avete un periodo di flessione, quattro sconfitte, però ci può stare benissimo, anche secondo me è una cosa fisiologica, diciamo così, e comunque sia. Una neopromossa. Come ho detto nel mio pagellone,
che chi vuole andare a vedere, ho detto i tifosi del Frosinone avrebbero firmato, non dico col sangue, ma prima dell'inizio del campionato, a essere dove sono adesso. E penso che Sì, sia sì, sì, così. sì. Sì, la salvezza non sembra una cosa impossibile, sembra un sogno che potrebbe realizzarsi, quindi ho un'ansia incredibile, però secondo me se continuiamo così possiamo farcela, perché ce la giochiamo praticamente con tutte le squadre, quindi poi ci mancano sempre quei, cioè facciamo sempre le stesse cavolate, ci segnano dagli sbagli della difesa, o togliati la pasta all'avversario, o sbagliano un passaggio basilare, cioè abbiamo molti cali di concentrazione, diciamo, e questo è il più grande problema del Frosinone, perché perdiamo sempre uguale. Ad esempio, con il Monza, dobbiamo dare noi la vittoria a Monza, perché cioè, potevamo vincere proprio benissimo. Il secondo tempo è stato pazzesco, il nostro secondo tempo. Però il primo tempo, ad esempio, Di Francesco ha sbagliato la formazione, secondo me, cioè, perché lui si fissa con i giocatori e certe volte. Per questo perdiamo, quindi io so la tua simpatia per Di Francesco e sì, certe volte fa veramente, cioè non lo so, si fissa con certi elementi e non fa giocare altri che meriterebbero di più, Ma non più che lo so. altro, sai cosa ho notato a livello di difetto, diciamo così, del Frosinone, che ha questa tendenza tipo, ti ricordo la più brutta probabilmente, che secondo me è Cagliari-Frosinone, tipo, Oh, mio perché favoletti, no. vai in vantaggio di poi prendi delle, e anche col Monza, cioè, ha fatto l'incontrario, però. Cioè, prima le deve sì. prendere, poi recupera. A volte invece prima le fa e poi si fa recuperare. È una cosa, è questo È molto passo, pazza vedi, questo passo Frosinone, è molto visto, pazza. passo Frosinone, vedi, ci sta. Ci Vabbè, sta. col Cagliari è sempre la questione dei giovani. Non ci sono mai stati a vincere la partita 3-0, calo di concentrazione 4-3, e ce lo Lì è. meritiamo perché vabbè, devono crescere, andava calcolato anche questo, però ovviamente cavolo, stai vincendo 3-0 al secondo tempo non puoi infatti capovolgere la partita. Col Monza per esempio non siamo andati in partita, cioè stiamo proprio giocando sconcentrati dall'inizio e poi al secondo tempo, che poi è dentro Mazzitelli, quindi secondo me l'esperienza di un giocatore, cioè l'esperienza di un giocatore può fare la differenza. Quando c'è un giocatore là in campo che ha tanti anni in Serie A alle spalle, anche cioè, i giovani lo seguono, prendono fiducia e quindi tutta la squadra gioca meglio. Infatti, secondo me, contro di voi possiamo farcela, possiamo farcela. E beh, veniamo da tipo 4-5 sconfitte consecutive, quindi state attenti. E Io noi cioè, veniamo. mi ricordo l'andata, Però vedi. eravamo molto sfavoriti e poi Però. 2-1. No, io obiettivamente ci arrivavamo con calma questo tasto, però io sono abbastanza fiducioso perché dai, stiamo facendo bene. È vero, abbiamo fatto un po' fatica con Lecce, anche con la Salernitana. Lecce adesso sta giocando veramente bene, le perde, ma sta giocando veramente bene. Però sono fiducioso, no, non perché ti devo, obiettivamente ci sta che ogni tanto sia fiducioso, perché col Milan non ero fiducioso, quindi e me ne hanno detti tutti i colori, quindi stavolta vediamo, è Quando una ci abbiamo partita, fiducia, poi oh, magari anche al contrario vale, visto che ti vedo fiducioso anche a te, no, due. però, cioè, dopo 4 sconfitte, cioè, Ci sta anche ci la deve quinta. arrivare una vittoria. Che cavolo. Dalla prossima potete fare quello che volete. Dopo noi non ci incontriamo più fino a quest'altro anno, sperando che vi salviate, perché come Speriamo dico di sì. sempre, io non ho nulla contro il Frosinone, avrei anche piacere di ritrovarti. No, ho qualche problema con Di Speriamo. Francesco, ma quello non è un problema, non è un problema Sì, tuo. E il calciomercato, Lorenzo, ci arriva qualcuno, ti aspetti qualcuno, ti piacerebbe qualcuno, anche un sogno, la buttiamo lì magari. Che ne so, mi vabbè, ci hanno già piacerebbe Muriel. pensato. No, vabbè, tanto per. Non penso, anche se un attaccante ci servirebbe, siccome c'è Dybala, come che non fa niente, Mamma Cuni, mia, anche lui che non è un lesione. attaccante, niente di che. Caio George sembra un potenziale talento, ma non gli esce questo talento, quindi siamo senza punta praticamente, se ci fate caso, perché Sì. cioè, segnano solo sui rigori, tipo che Dybala ha fatto un gol, due gol sui rigori, stop.
di destra non è buono, cioè, non è un attaccante. È una grossa Vabbè. delusione perché io ci avevo puntato molto al fantacalcio, seguendo anche la Serie B, lo sai, te l'avevo detto, mi piace, mi è sempre piaciuto e non me l'aspettavo, pensavo Manco potesse fare io. bene, anche perché Io anche al lo vedevo Mondiale me l'aveva giocato malissimo, allo anzi. stadio come solo e però come intelligenza di gioco, come finalizzazione, niente, niente, non è male male, veramente. Infatti noi siamo sempre da Piace, buttare, non ci abbiamo una davanti. il corre solo mi piace. Corri Purtroppo. Forrest. Comunque, per il mercato dovrebbe tornare Zebin, perché già c'era con noi l'anno scorso, e dovrebbe, perché con Napoli non gioca, almeno con noi dovrebbe giocare. Anche se in attacco siamo messi, tranne per la punta, siamo messi bene con Sule, con Reiner, però un'altra ala non ci farebbe male. Ci abbiamo anche Caso, che è molto Che forte. va Noi via, siamo messi però mi molto sembrava di aver male. letto che va via. Forse potrebbe andare via, ma non si sa ancora. Speriamo di no, perché a me piace come giocatore. Però siamo messi male in difesa. In difesa siamo veramente messi male. Cioè, tutti i gol subiti, tutti dalla difesa. In Tranne difesa per c'è Ogoli. Occoli, no? Sì. Fortissimo, Ogoli forte. È vostro Ogoli, o no? È È nostro, è nostro. fortissimo. Infatti lui ci tiene la difesa, perché Romagnoli, come ho già detto all'inizio, malissimo. Siamo senza destino, adesso ci siamo comprati Bonifazi, che Ci sta, non si sa ancora come giocherà con noi, però perché ancora, però non è però malvagio, non è proprio. sono fiducioso e questa è la difesa. Cioè, abbiamo Condivisi che è molto forte, anche lui, rivelazione fortissima, lui mi piace un sacco, però per il resto anche Turati, che ha fatto quelle dichiarazioni che è intervista, cioè, secondo me non puoi fare. Stai giocando con una squadra e dici che sei tifoso di un'altra, cioè, Sono secondo me, anche la d'accordo. mancanza di rispetto per la squadra con cui militi. Quindi, male male la difesa. E questo è. Speriamo che venga qualcuno, che Angelozzi, che comunque, secondo me, Bravo, è bravo, grazie a lui bravo. che siamo messi così bene, ci fa questi colpi che solo lui sa fare. Speriamo veramente bene, perché dobbiamo salvarci. Cioè, la nostra Champions League è salvarci. Beh, sono Quindi, d'accordo speriamo su bene. tutto, anche su Angelotti. Lorenzo, a proposito di Monterisi, che poi questa è una domanda che faccio spesso e volentieri nei miei video, quando poi Ok. ci ricordiamo, perché soffriamo di smemoranda un po' io e un po' i miei ospiti. Monterisi è un Ci sta, ci giocatore sta. che io, la classica domanda, chi porteresti via all'altro? Monterisi è un giocatore che a me piacerebbe davvero tanto vedere a Bergamo, perché oltre che sta stupendo, ma aveva fatto bene anche in Serie B, è un bel giocatorino, è veramente un bel giocatorino. Ovviamente è facile dire Sule, perché viene all'occhio, perché è un po' come sempre si dice, no? Il portiere quando sbaglia se ne accorgono tutti, l'attaccante un po' meno, no? Per dire, lo so che Vabbè, Monterisi comunque non è un sulle difensore, però più di è... 50 palle perse, però vabbè, Ah, giustamente lui ecco. prova la giocata e quindi ci sta, ce lo concediamo, comunque Almeno lui gol li fa fa, la non come differenza. quell'altro che corre e basta, insomma. Detto questo, Lorenzo, tu chi è che ti porteresti via dall'Atalanta come giocatorino? Così tanto è un giochino stupido, però. Vabbè. Tornando sempre al fatto che non abbiamo una punta, quindi io direi Scamacca, perché comunque quando non è infortunato è un attaccante, secondo me, completo, cioè di testa la mette dentro, c'ha una finalizzazione che mi piace un sacco. Secondo me è quel giocatore che ci manca per fare il salto di qualità, perché ci serve uno che là davanti la mette dentro. Cioè, noi speriamo veramente, cioè, creiamo molto, facciamo tanto gioco, e però poi alla fine male male. Cioè, noi segniamo più un altro po' da fuori area, ad esempio con i tiri di Mazzitelli, con Rui, cioè tutti i giocatori che non sono attaccanti alla fine. A Quindi Rui sta buono che quello, è vero, me l'ero dimenticato. fortissimo, ovviamente. Quello Cioè, quando si è salta fatto l'uomo, segna. male mi è mancato al fantacalcio, un bel po' mi è Ah, mancato, non vedevo l'ora che sì. Fa tornavo. la differenza, sì. Mi stavi dicendo anche che Ocoli sta facendo un bel campionato, questo mi fa piacere Ah, vedere, essendo poi nostro. si vede in difesa, e comunque ha fatto solo una cavolata contro il Napoli, che era passata al portiere, praticamente, cioè era passata all'attaccante del Napoli, ci hanno fatto gol, poi l'hanno annullata per fortuna. Però oltre a quello si vede comunque, io vado allo stadio ad esempio, e si Sì, vede sì. comunque
Zanotte ha un fisico incredibile, si porta avanti tutti quanti praticamente, secondo me sarà un grandissimo difensore e anche a lui come altri giocatori in prestito gli sta facendo molto bene giocare con il Frosinone, infatti è titolare fisso e secondo me ogni partita che fa ci mette l'anima e fa la differenza. Deve sicuramente crescere perché ha qualche limite, secondo me, perché l'ho detto anche l'anno scorso a Davide della Cremonese, che saluto qualora guardasse il video. Tattico, ci serve. Però ecco, è un giocatore che sicuramente ha da crescere, secondo me, però è valido. Secondo me Infatti. non tecnicamente, ma di intelligenza di gioco, secondo me, perché fa molto tipo certe volte sui posizionamenti, sui passaggi, cioè su quello gli manca. Tornando a parlare, Però dimmi. come No, io ho sempre piacere di fare parlare voi, vai tranquillo, Lori, dimmi No, dico, tutto. però per il resto, diciamo, mi manca quello per fare il salto di qualità per diventare un difensore completo, però per il resto ce l'ha il potenziale, secondo me può farcela a fare quel salto di qualità. Come portiere, come siete messi? Che abbiamo un Se musso dalla abbiamo. Lia. Se... Non è che. No, perché vabbè, Togliatti, sia per quelle dichiarazioni, ha fatto un inizio campionato pazzesco, ha fatto certi Vero, miracoli, però poi è vero, vero, vero. sparito, cioè. Abbiamo perso un bel po' di punti, tipo tre sconfitte ce l'ha di lui praticamente, perché sempre sul palo suo, passaggi fatti male. Purtroppo non lo so che gli è preso, proprio da quell'intervista che ha fatto ha un calo di rendimento pazzesco, mentre Cerofolini, che è il secondo portiere, a me piace, però non so perché non lo fa giocare i nostri mister, Torniamo al quindi. discorso di prima che si fissa Che su si quelli lì. vista giocatori e per questo non lo so, Togliatti o si è un po' montato la testa perché all'inizio della stagione, anche l'anno scorso, ha fatto un campionato pazzesco e mo invece non paga più. Non Quindi lo so. Lorenzo, finiamo in bellezza, spero. Tornando a parlare del match di lunedì sera, tra l'altro lunedì sera giornata un po' così, vabbè, per chi lavora, detto questo, che io infatti la vedrò poi in differita Allo perché stadio? no, Ah, perché io ok, vado a lavorare, faccio la mannaggia. notte e Ah, quindi mannaggia. vedo il primo tempo, poi il secondo lo vedo la mattina, il giorno dopo. Infatti Mannaggia. E sei avviso già, risultato. il post partita uscirà martedì, ecco, no? Così ne approfitto, piccolo spazio pubblicità. Risultato dello spoilery oppure non la vedi, cioè non vedi Allora, niente fino alla mattina? normalmente ci provo a non spoilerarmelo, ma arrivano i colleghi bastardissimi a spoilerarlo sempre, quindi finisce È male. difficile. Almeno qui un primo tempo lo vedo, no? Perché quando non la vedo proprio, che tipo faccio il pomeriggio, giocano alle 18, io esco alle 22, farei di tutto per non saperlo, ma arrivi alle 8 che sei già, chi ha fatto gol, com'è finita, cosa succede? Bastardissimi proprio. Dai, speriamo Vabbè. Detto... una bella vittoria del Frosinone, dai. Basta, ecco, sì, no, qui scateniamo l'inferno. Però ci sta, giustamente. Tu tifi la tua squadra ed è giusto. Poi abbiamo sempre ospiti qua, la gente che non fa i pronostici, che è superstiziosa. Io no, non dico niente. No, no, no. Bravo Lorenzo che dà fiducia ai suoi e si lancia in questo, in questo augurio che speriamo non mantenga. Lorenzo, La io. fiducia deve sempre esserci, se no Io ti devo sempre ringrazio. giocarci la testa alta. Io ti ringrazio perché è stata una chiacchierata simpatica come l'andata, che è andata anche molto molto bene. E ti ringrazio perché tu sei famoso, io no, quindi a livello di numeri di iscritti sei veramente molto famoso. Quindi ti ringrazio di aver accettato il mio invito. Grazie Invito ad andare a seguire Lorenzo che fa tanti video simpatici anche extra calcio. Quindi se volete andarla a vedere, a me piace quando fa il video delle figurine, per esempio, quindi ne dico a te. uno, ma potete andare a vedere quello che io ho sta passione qui. Guardo gli YouTuber che attaccano le figurine. Ce ne sono due, tre Vabbè, e vi è una seguo bella tutti. nazione. Che piace tanto anche a me, ma costa un po' troppo. Lorenzo, grazie ancora. Link è il migliore, quindi Grazie a te, speriamo veramente. non voi, cioè noi. Spero di rivederti quest'altro anno.
Vi auguro di Anche salvarvi. E niente, ragazzi, come sempre, vi invito a iscrivervi al campanello, metti piace, condividi, commentare. Andate a seguire anche Lorenzo. Ripeto, in descrizione ci sarà il link. Ciao a tutti e buona partita. Ciao Lorenzo, lasciate grazie. like, ciao, grazie a te, ciao a tutti.